strada? Che fanno? L'hanno visto? È impossibile non notarlo, è magnetico. Bene. Oh. Speriamo solo di non creare troppi incidenti. Se non altro abbiamo creato una comunicazione d'impatto. Perché il concorso di San Valentino funzioni, bisogna promuoverlo come si deve, signora Caligaris. Non si preoccupi, le Veneri stanno facendo un ottimo lavoro. Hanno particolarmente a cuore la festa degli innamorati. Io non l'ho mai considerata così importante. Ovviamente prima di incontrare mia moglie. Vittorio, ti ricordo che sono tradizionalista e credo molto nella festa di San Valentino. Sì. Quindi mi aspetto un corteggiamento romanticissimo. Ti ho mai delusa? Ogni tanto. Ennio! Speravo proprio di incontrarti. Come stai, amico mio? Non potrei stare meglio. Posso presentarti mia moglie Marta? Onoratissimo. E la nostra capocommessa, la signora Caligaris. Piacere. Ennio è il proprietario del Cinema Corso e di molte altre sale cinematografiche della provincia. Diciamo alcune. Ma che ci fai qui a Milano? E ne avevo abbastanza di Pavia, mi sono trasferito. Bene, quindi anche tu hai ceduto al richiamo della grande città. Lo sai come sono, mi piace stare dove succedono le cose. E questo? Questo è un fotoromanzo ambientato al paradiso. Io e Marta abbiamo escogitato un modo per farci un po' di pubblicità. Voi siete di quelli che le cose le fate succedere, come me. Niente più filmati pubblicitari? In realtà non ci poniamo limiti, però per ora questo è un esperimento, vediamo come va. Non ditemi che le vostre attrici sono di nuovo le vostre commesse. Una commessa e un magazziniere. Sei incredibile. Del resto, se tutti i dipendenti del paradiso sono così avvenenti. Però la signora non compariva nel filmato pubblicitario. Sarebbe stato impossibile non notarla. No, io no, infatti. Ma soltanto perché quando abbiamo girato il fotoromanzo non era presente. Beh, sarebbe stato un peccato mortale escludere una presenza tanto elegante. Perdonatemi, ma ora devo aprire il paradiso. Arrivederci. Ci vediamo dopo. A dopo. E in realtà dobbiamo andare anche noi, ma adesso che sei qui non mancherà occasione per incontrarci. Sarà un piacere, lo sai. Bene. E naturalmente spero che veniate a trovarmi al cinema. Assolutamente, senz'altro. Due attività come le nostre sono perfette per promuoversi a vicenda. Chissà che non mi venga in mente qualche idea. Sarà un piacere, lo sai. A presto, Daniel. Signora, è stato un piacere. Piacere mio. Buona giornata. Mi piacciono le persone così entusiaste e credo di stargli anche simpatico. Sì? Io non vorrei deluderti, Vittorio, ma credo che la sua simpatia fosse rivolta solo per Clelia, sai? Dici? Sì. Io andrò a prendere un caffè e tu andrai a lavorare. E comunque, ottimo lavoro. A dopo. Oh, no. Ecco qui. È anche la seconda. È andata. Allora, come vanno gli affari? Meglio di quanto ci aspettassimo. Settimana scorsa con Sanremo il pienone. Bene, sono contento. Certo, se non fosse stato per Vittorio Conti che ci veniva incontro, non sarebbe andata così bene. Sì, Marta mi ha raccontato. Un clima di collaborazione fa sempre bene agli affari. E io comunque mi sento in dovere di ringraziarvi, anche per quello che state facendo per Angela. Il vantaggio è reciproco. Voglio dire, fra pochi giorni Angela avrà un nuovo lavoro e il Paradiso è un'ottima collaboratrice. Tua sorella che dice? Le piace essere una venere? Le piace essere circondata da persone per bene, da persone che la rispettano. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Marcello. Ciao. Scusami, è tanto che aspetti. No, no, tranquilla. Stiamo Grazie. Parlando con Marcello. Prego. Allora, freddo? Sì, un po'. Grazie. Ascolta. Sì. Io ho pensato a lungo a questa cosa e non credo che coinvolgere la zia nella giuria del concorso sia una buona idea. Riccardo, ti prego, non fare così. Lo sai com'è fatta? Vorrà mettere tutti gli altri giudici in riga, vorrà avere sempre l'ultima parola. Questo è perché tu hai paura che lei metta in riga te. Vabbè, comunque convincerla sarà impossibile. Io ho un piano. Ecco, lo sapevo. Ho telefonato alla zia e le ho detto di venire a pranzo da me. Quindi pensi a tutto tu e io posso andare? Ovviamente no. No. A pranzo ci sarai anche tu. E la zia ha accettato? Le faremo una sorpresa. No, 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 Marta lo prenderà come l'ennesimo dei tranelli. Io quando ho provato a ricucire con lei è stato inutile. Questa volta non ci sarà Ravasi ad intromettersi. E poi dimmi la verità. A te manca la zia.
Certo. Ecco, manca anche a me. E dobbiamo fare di tutto per riconquistare la sua fiducia. Dobbiamo farle capire che ci teniamo a lei e che ci fa piacere sentire il suo affetto, la sua vicinanza. Poi, se siamo una famiglia, lo dobbiamo a lei, no? Lo so. Ecco i suoi acquisti, signora. E torni presto a trovarci. Grazie. Prego. Signora, buongiorno. Per ringraziarla per il suo acquisto, salve, volevamo omaggiarla con il fotoromanzo come che va? È stato ambientato qui al Paradiso. Prego, originale. Sì. Dentro troverà un coupon come questi. Abbiamo organizzato una specie di concorso in occasione di San Valentino con la frase d'amore più bella. Per partecipare basterà scrivere qua sopra la frase d'amore e poi mettere il coupon in quella scatola che trova là. Ah, interessante. Sì, il vincitore avrà una cena per due da Rinaldi al Duomo. Bene, grazie mille. Allora, arrivederci. Arrivederci. Saperlo. Soltanto Vittorio poteva trasformare delle casalinghe e madri di famiglia in aspiranti poetesse. Credo che tutte le donne abbiano bisogno di un pizzico di poesia, no? Forse perché noi uomini non ve ne andiamo abbastanza? Probabilmente. Quindi dovremmo impegnarci di più? Sì, perché non partecipi al concorso? Preferisco compilare il bilancio degli ultimi due anni senza calcolatrice. Appunto, in forma anonima. Sembra che il concorso susciti interesse, vero? Sì. Sì, stavamo proprio dicendo questo, che Vittorio ancora una volta ha fatto centro. Sì, però lo spunto gliel'hanno dato le Veneri, perché le idee migliori vengono sempre dal gioco di squadra. E a proposito di gioco di squadra, grazie per aver chiesto a Federico di fare parte della giuria. Saremmo stati degli sciocchi a farci scappare uno scrittore come lui. Sarà un'opportunità per lui per capire che può avere ancora una vita attiva. Federico è un ragazzo talentuoso e sono sicura che con il tempo riscoprirà tutto il suo potenziale. Sì, e ieri tra l'altro l'ho trovato molto motivato. Secondo me sarà un giudice magnifico. Speriamo non troppo severo. Ma in tal caso compenserà la mia indulgenza. Vorrei dire che stasera alla prima riunione vi metterete già alla prova. Ah, con Carletto invece ha trovato qualcuno a cui affidarlo. Le Veneri stanno già facendo a gara per contenderselo, quindi problema risolto. Bene. Allora, se è tutto confermato, vado a telefonare a Federico e lo convoco per stasera. Ci sarà qualcuno che può accompagnarlo? Certo, se mi occuperà Silvia, lo farà volentieri. Perfetto. A più tardi, allora. A dopo. A dopo. Abbiamo da risolvere un problema tecnico. Quale? Come farà Federico a salire? Beh, potremmo chiedere la cortesia a Rocco di portarlo su a spalla. Sono sicura che lo farà volentieri. Sì, ci avevo pensato anch'io, però potrebbe essere imbarazzante per Federico davanti alle Veneri e ai clienti. Beh, intanto oggi ci arrangiamo così e poi in futuro potremmo ripristinare il montacarichi. Il montacarichi del magazzino, sì. Ma certo. Sei una donna piena di risorse. Ho avuto un buon maestro. Cos'hai capito? Mi riferivo al dottor Conti. Va bene, allora, a proposito di Vittorio, vado a parlare con lui per il montacarichi. Grazie. Ci sei mancata. A dopo. Allora, la prima riunione con la giuria sarà stasera al Paradiso, dopo la chiusura. Ah già, scusami, non te ne ho parlato, non ti ho nemmeno chiesto se mi puoi accompagnare. Certo che ti posso accompagnare. Sono molto felice che tu abbia trovato qualcosa che ti entusiasma. La verità è che farei qualsiasi cosa pur di uscire di qui. Ah. Sì, immagino che passare le giornate con me non sia il massimo. Perché? È bello giocare a carte insieme. Anche a me piace molto. Ci credo, vinci sempre. Anche se ultimamente ti vedo un po' strana. In che senso? Guarda che lo so, mamma. Lo so che non è facile passare le giornate a prendersi cura di un invalido. Federico, io adoro passare il tempo con te. Però ultimamente non sorridi mai. Sei sempre un po' triste. Non è per colpa tua, credimi. Mamma, io ce la sto mettendo tutta a recuperare. Non mollare. Ho bisogno di te. Io ci sono, Federico. Ci sarò sempre. E adesso dimmi chi c'è oltre a te in giuria. Oltre a me in giuria ci sono confermati Clelia Carigaris e Riccardo Guarnieri per adesso. Mamma, sicura che non è un problema?
Insomma, so che tra Trella e papà ci sono state delle cose in passato, però... In passato, ecco. Non ne parliamo più. E nemmeno Riccardo è un problema. Insomma, lui è uno dei soci del paradiso, è impensabile che non lo incontri. Ma certo. Comunque non è più il ragazzo superficiale di prima. Papà e Roberta mi hanno detto che è molto cambiato. Anche il papà ti ha detto così. Strano. Non è da lui essere così indulgente. Sì, alla fine tutti meritano di essere perdonati. Dici? Di che parli? Niente, ho detto una frase così a caso. Senti, stasera andiamo insieme al paradiso e io sono felicissima di accompagnarti e che tu faccia parte della giuria. E adesso fai le carte, che io vado a mettere su l'acqua per la pasta, altrimenti si fa tardi. Ti aspetto per la rivincita. Se ce la fai.